Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi esploreremo Mineropoli, batteremo Pedro e andremo ancora un po' più avanti, forse fino ad arrivare fino al Giardin Fiorito. Quindi detto ciò, mettetevi comodi, lasciate un bel mi piace al video, un commento facendomi sapere cosa ne pensate voi di Mineropoli, di Pedro, di questi episodi dell'anime. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre a condividere questo video a tutte le persone che potrebbero essere interessate. Allora, andiamo a esplorare questa città. Con lui avevo già parlato. Ok. E salve. Perché non scambiamo con la sua figlia? Ci dice lei. Ok, lei è un Machoke, vorrebbe scambiarlo per Kadabra. Scambio assolutamente inutile per noi, quindi niente da fare. Proseguiamo. Salve, ma cosa è successo in questa casa? Ma cosa è, impazzita? Il mio Zubat è appena scappato via. Ne hai uno? Mi piacerebbe vederne uno. No, non ho uno Zubat. Comunque se andate da lei con uno Zubat di squadra vi dà una Pokéball o una Chic Ball forse. Comunque una Pokéball speciale, niente di che. Allora, I need to stock up on potions so that I can beat the gym. It's not cheating if they let you, giustamente. Si fa scorta di pozioni per battere la palestra, non è truccare il gioco se ti permettono di farlo, no? Prendiamoci qualche pozione anche noi, ovviamente, per curarci Pokémon senza dover tornare ogni volta al centro Pokémon. Tu non ci fai entrare in palestra, vero? Roark, ovvero Pedro, è nelle miniere. Ho paura che tu dovrai aspettare prima di sfidarlo. Ok, aspetteremo. O meglio, andremo a dargli una svegliata noi. Che piacere, sono qui per renderti la vita migliore, più facile, anzi. E ci dà una Mega Ball, così, a gratis, grazie mille. Salve, il museo è proprio qui vicino a me. Contiene molti fossili, beh, direi di visitarlo questo museo tra poco. Qui si esce dalla città, si va al percorso 207, quindi direi di no. Aspettiamo prima di andare di lì. Qui abbiamo un'altra casetta, però, e un bullo che gira a vuoto. Salve, nuotatore. I could never do it, ok. Non potrebbe mai lavorare duro come fanno i minatori nelle miniere. Ok. Special training, needs to focus. Questo si sta allenando in maniera speciale, quindi ha bisogno di concentrarsi. A questo punto entriamo nel museo. Salve. Vorresti vedere alcuni fossili che ho resuscitato? Anzi, revitalizzato? Assolutamente sì. E lui ci attacca con tipo tutti i fossili delle generazioni precedenti. Allora, tipo roccia volante lui. Andiamo lì. Ha iperraggio alla faccia. Andiamo di foglie lama sperando di buttarlo giù. Purtroppo no. Ok, Iperraggio non ci ha fatto molto, noi lo assorbiamo. Perfetto. Questo era il suo Pokémon più tosto, assolutamente. Ci farà fare un bel po' di esperienza su Tarpig, lasciamo lui controllare l'Hip e andiamo ancora di assorbimento. Ah, non è molto efficace. L'Hip esattamente che tipo è? Non è assolutamente tipo roccia? Boh, allora ricordavo male. Ah, Hanorit, lasciamo ancora Tarpig. E andiamo di assorbimento. Lui userà rafforzatore, ma tanto assorbimento è speciale, quindi non conta. La sua difesa. Water Gun non ci farà nulla, perfetto. Ecco qua, assorbiamolo. Così siamo ancora full vita. Perfetto, Omanyte. Dovreste essere tipo roccia e basta, infatti è super efficace, ecco. Forse roccia acqua addirittura. Forse roccia acqua è l'evoluzione. Armaldo! Foglie lama. No, ha fallito. Iperraggio. Fortunatamente Tartwig tanca molto bene. Inizia già ad avere una bella difesa, il signor Tartwig. Livello 15, ottimo. E Kabutops. Vai, Razor Leaf. Super efficace e addio. Perfetto, abbiamo battuto Kaizo, si chiama lui. Lui è il direttore in questo posto. Va bene. Salve, Pigliamosche. Vorrei avere un fossile, sono così rari e preziosi e belli. Kabuto e Omanyte qui. Lailip ed Hanorit. Cranidos e Sheldon. Chissà quando ce ne daranno uno. E qui Aerodactyl. Roark è un grande aiuto appunto nel revitalizzare e trovare i fossili, ovvero Pedro. Ok. Appena non è molto dell'umore di revitalizzare i fossili. Dice che appena Byron ha lasciato il posto, credo, di lavoro. Non è più dell'umore adatto. Va bene. Tanto abbiamo Plumbeopoli se vogliamo resuscitare i nostri fossili. Tiriamo una curata al nostro Tartwig. E a questo punto possiamo scendere.
possiamo andare qui sotto. Allora, in queste rocce dovrebbe esserci degli strumenti nascosti, vediamo se riusciamo a trovarli. Stai attento, ragazzo, questo posto è molto pericoloso. Qui troviamo una Stardust, appunto. Vediamo, se riusciamo a trovare qualcosa. Qui un Dairit, che dovrebbe essere un super colpo, roba da vendere immediatamente, senza nemmeno pensarci due volte. Qui nada. Nada, nada. Qui una Yellow Shard. Ottimo. Poi, qui dentro c'è qualcuno? Salve, quanti siete qui dentro? Ma cosa vuoi tu? Niente, questi sono tutti qui dentro. Boh, probabilmente sono i minatori. Sono molto probabilmente sono i minatori che si stanno riposando, giustamente. Ok. Ecco qua, una perla. Dovremmo aver preso tutti gli oggetti invisibili di questo posto. Tutti gli oggetti nascosti. Perfetto, proseguiamo allora. Ed eccoci qui nella miniera di Mineropoli. Nella cava di Mineropoli. Vediamo anche un po' come si trovano qui dentro. Geodude, ok. Non voglio stare qui a combattere contro un Geodude. Qui c'è un tizio con un matchup. E abbiamo un altro Pokémon selvatico. Uno Zubat. Temo che non ci sono Pokémon nuovi qui dentro, eh. Così a naso abbiamo visto uno Zubat e un Geodude. Monteruna all over again. Andiamo a sfidare il buon Colin. Con Geodude. E useremo Razor Leaf. Sperando che non abbia vigore, e infatti ha vigore. Rock Polish, va bene, finché usa Rock Polish mi va bene. Tra l'altro vigore l'ha fatto rimanere con 2 HP, scusami. Che senso? No, forse ha talmente pochi HP che rimane con vigore, ma... Cioè rimane con un HP ma... E graficamente sembrano 2, perché ci mette tanto a scendere. Ok, qui avrei dovuto mandare Starly effettivamente contro matchup. Prendiamo questa Pokéball. Proseguiamo. Ed eccolo lì, Pedro. Ok, lo Spretto non è nemmeno così male. Pensavo peggio. Vedendo che Spret orribili avevano i capopalestra di Yoto. Qua pensavo davvero peggio. Finalmente sono uscito da qui. Ciao, sono Roark, o meglio Pedro, il capopalestra di questa città. Sei venuto qui per una battaglia? Ti incontrerò alla palestra. Fammi dare un qualcosa per averti fatto venire qui, fin qui per incontrarmi. E ci dà lo Skull Fossil che resusciteremo in Kranidos. E qui abbiamo un altro allenatore, direi di batterlo. Mason, un altro Geodude, anche lui avrà vigore? Molto probabilmente sì, andremo di Foglia Lama. Ok, no, fortunatamente no, ci risparmia un bel po' di tempo. Easy, sì, easy assolutamente. Facilissimo. Ok, una fune di fuga che fa sempre comodo, non possiamo scendere da qui, quindi dobbiamo tornare indietro. Tirarsi un bel repellentino qui non sarebbe male, eh? Che dite? Così almeno non ci facciamo tranquillamente l'uscita della caverna senza rompimenti di balle. Dovremmo comprare magari qualche repellente da tirarci in questi casi, così non sprecare un max repel. Però, cioè qui non c'è nulla. Ecco fatto, così possiamo uscire tranquillamente senza perdere tempo con miliardi di Pokémon selvatici. E andare direttamente alla palestra. Ora dovrebbe essere attiva. Eccola qua, dovrebbe essere libera. Entriamo. Salve Guido. Roark, o meglio Pedro, usa Pokémon di tipo roccia. Sono deboli contro acqua, erba, lotta, terra e acciaio. A scapito di tutte le debolezze, sono forti contro fuoco, coleottero, volante e ghiaccio. E normale veleno non gli fanno molto danno. Ok. Andiamo a battere il primo allenatore, Battle Me Now, il primo allenatore della prima palestra di Sinnoh, di Ash. Che manda in campo Geodude. Non siete molto fantasiosi con i Pokémon della vostra regione, eh? Andate a prendere Geodude che è di canto. No, va bene. Ok, Tartwig a livello 16 e penso si evolva in Grotal. No, non si evolve. Che è forse al 17. I'm ready if you are. Sono pronto, se tu lo sei. Assolutamente sì, caro bulletto. Darius? C'è un campione in League of Legends che si chiama Darius. Ed è molto odiato dalla gente che non ci gioca. Cioè, dalla gente che non lo gioca. E lui si aumenta la velocità a dismisura. Non si sa bene per quale motivo. Intanto viene tritato dal Foglielama. Onix, lasciamo tranquillamente Tartwig. E andiamo ancora di Foglielama.
Bind. Fastidioso, eh? Soprattutto se ha vigore. Guarda, guarda, ci ha fatto miliardi di danni solamente con quella. Con il tick di Bind. Recuperiamoci un PS. Ecco qua. E abbiamo battuto anche Darius. A questo punto, senza nemmeno andare a curarci, andiamo subito a battere Pedro, il primo capo palestra della regione di Sinnoh. Sono felice che tu ce l'abbia fatta. Benvenuto nella mia palestra. Come capo palestra, il mio compito è quello di testare la tua forza, così come la tua strategia. Preparati, non sarà facile. Per me sì, vediamo. Allora, andremo ovviamente con gli unici due Pokémon di. Vabbè, anche Pikachu, giustamente, perché non possiamo metterne tre? Mettiamone tre. Non usiamo ovviamente Swellow, che vi ricordo che uso solo per volo, per muovermi più facilmente nella mappa. Ed ecco che parte la sfida. Punterei ad utilizzare solo Turtwig e nel caso Starly. Anche se, insomma, ok, già inizia a dropparmi la difesa, questo non va bene. Perché ora mi farà malissimo se mi colpisce, infatti. Però il primo Pokémon è andato giù. Vabbè, riprenditi quel PS. Rampardos. Ecco, contro Rampardos manderei Starly. Più che altro per togliere il drop della difesa a Turtwig. Sostituendolo. Mold Breaker. Breaks the Mold, ok. Andiamo con doppio team. Niente, addio Starly, è stato molto molto bello averti in squadra. Ritorniamo con Turtwig e andiamo di Razor Leaf. Ok, mi ha fatto malissimo, però anche noi gliel'abbiamo fatto abbastanza, eh? Niente male, niente male davvero. Livello 17, vorrebbe imparare Curse anche no. Ok, Geodude, lasciamo Turtwig, dovremmo essere più veloci di lui. Razor Leaf, se non hai vigore addio. Perfetto, abbiamo battuto tutta la palestra senza usare Pikachu o altri Pokémon, il che è ottimo. Eccellente. Hai rotto attraverso i miei piani, penso sia un modo di dire inglese, che potrebbe dire tipo hai scombinato tutti i miei piani, potrebbe essere in italiano. E ti sei guadagnato la medaglia Koal, la medaglia carbone. Ecco qua. E anche questa MT, roccia tomba. Finalmente, quella che ci avrebbe dovuto dare Brock, tra l'altro. Abbassa sempre la velocità dell'avversario. Ti suggerisco di andare ad Eterna City per la tua prossima battaglia. Puoi arrivarci andando a nord da Giubilopoli. Perfetto. Quindi ci ha dato anche il consiglio su dove andare. E a questo punto direi di usare volo. Ecco qui, vedete. Per andare a Giubilopoli direttamente. Ecco qui. Diamoci una curata ai Pokémon. Ecco fatto. Perfetto. E mettiamoci davanti Starly, che ora tocca a lui essere allenato un po'. Già che ci sono, direi di ordinarmi. No, cosa sto facendo? Ehi, attento. Direi di ordinarmi un attimo le mosse. Ecco, fatto così, in modo da avere le mosse ordinate. Tu, già avevo già fatto, tu non mi interessi. E a te metto Aerosalto per primo, che sarà la mossa che useremo più spesso. Quick Attack come secondo, o meglio, Wing Attack come secondo, Quick Attack terzo e Double Team. Ok, possiamo proseguire ora. Possiamo andare a nord di Giubilopoli, come ci aveva detto il tipo. Niente più repellenti, grazie. E proseguiamo. Allora, vediamo se di qui possiamo prendere qualche strumento. Oltre a qualche Pokémon selvatico. Sì, uno strumento che è un antiparalizzante, va bene, farà sempre comodo. Primo Pokémon selvatico del percorso 204 ed è Pachirisu, attenzione, non l'abbiamo ancora preso. E tra l'altro questo è uno dei pochi Pokémon a cui non hanno dato un'evoluzione con gli successivi. È ancora stadio unico il buon Pachirisu, vero? Vediamo se lo prendiamo con la Quick Ball. Ottimo. Ottimo, ottimo. E abbiamo preso anche Elesquirrel Pokémon. Scoiattolo elettrico. Poi andiamo da questa parte e sfidiamo questa allenatrice. Deve andarsene per un po' di tempo, ci ha detto. Non si sa bene per quale motivo Sara debba andarsene.
siamo contro Jinx. Costarli non è proprio il massimo. E in più ha pure prepotenza. Quindi sapete cosa faccio? Mandiamo il buon Turtwig immediatamente. Così da non incappare in problemi. E tra l'altro Turtwig, se magari decidesse di attaccare, si evolve pure grazie a questa battaglia. Diventa un bel Grotol. Eccolo qui. Fair enough, fair enough. Vai, evolviti pure Turtwig. Così abbiamo, iniziamo ad avere anche un Pokémon molto forte comunque, Torterra. Cioè diventerà molto forte come Torterra. Già Grotol a questo punto del gioco. Immediatamente dopo la prima medaglia, non è per niente male. Qui, strumento nascosto? Nope, non sembra. Proseguendo da questa parte andiamo a prendere questo strumento invece che vedevamo in bella vista. HP up, perfetto. Strumentino qui? Nope. Proseguiamo allora. Come Pokémon da pescare non dovrebbe esserci niente di nuovo in realtà qui. Proseguiamo su, altra allenatrice. Sai che ci sono degli strumenti nascosti? Ci ha chiesto, ma ovviamente sì. Samantha. Prima Sara, poi Samantha. E Budiu che non abbiamo ancora preso. Vai con Aero Assalto, dovresti shottarlo, ottimo. No, mi ha avvelenato. Infame di un Budiu. Ok, andiamo a toglierci immediatamente il veleno. Con Full Heal. Forse un antidoto ce l'abbiamo. Vediamo se abbiamo un antidoto. Antidoto, antidoto, antidoto. Qua, ce l'abbiamo, perfetto. Usiamolo. E proseguiamo. Possiamo solamente entrare in questa cava, quindi entriamoci. Ma prima dobbiamo battere questo bullo. Tyler. Che usa Magikarp. Ok, non sei tanto un bullo se usi Magikarp, però lasciatelo dire. Aero Assalto e addio. Grazie per questi punti esperienza gratuiti che fanno andare il mio Starly al 14. E si evolve, non mi ricordavo se evolvesse così presto Starly in Staravia. A livello 14 addirittura, prima ancora degli starter. E dai, niente male. Otteniamo anche subito Staravia. Fantastico. Quindi possiamo proseguire. Strumentino qui? No. Strumentino qui? No. Andiamo avanti. Ok, questa caverna è già finita in realtà, è praticamente una caverna minuscola. Possiamo trovare un Hitmon top qui dentro, io ho fatto i salti mortali per ottenerlo. Ah, Staravia si è preso pure prepotenza, ha cambiato abilità, ok. Ho fatto i salti mortali per ottenerlo per il mio Livindex, che io avrei potuto catturarlo con una Velox Ball in 2 secondi. Ragazzi, Dus Pokémon, I'm taking them. Attenzione, questa ci vuole derubare. Cool Trainer J, è un'allenatrice dell'anime se non sbaglio, eh. Questa viene proprio dall'anime, infatti è Salamence a livello 14 che non vuol dire assolutamente niente. Ecco, facciamo una bella prepotenza tutte e due. E poi andiamo di doppio team, così. Niente, iperraggio, cioè disintegrati. Addio Staravia. Ora però possiamo andare Grotol. E tirargli un bel Razor Leaf. Non è molto efficace, giustamente. E quello era pure un brutto colpo. Proviamo con azione, allora. Potrebbe essere meglio. Infatti gli facciamo più danno. Allora, niente, mi ha tirato giù Grotol, purtroppo. Allora andiamo con Pikachu. D'altronde è l'unico Pokémon rimasto. Non voglio buttare via strumenti contro questa allenatrice, dato che è palesemente un ambush infame. Trapion. Minchia. Thunder Punch, sperando che non abbia veleno punto. Più che altro perché mi farebbe perdere tempo. E poi Ardiados. Ok. Tiriamola giù questa tipa subito, pericolosissima. Come hai fatto? Quel Pikachu è un po' speciale. Non è finita qui. Mi darai quello che voglio. Va bene Jay, però stai tranquilla, per favore. Allora, vediamo se riesco a passare di qui senza battere questa allenatrice. Ok. Qui però abbiamo un Pidamosche che va assolutamente battuto. Allora, sapete cosa faccio, ragazzi? Volo di nuovo qui a Jubilopri, per non far perdere troppa esperienza ai miei Pokémon. Ecco qui. Mi curo. Come vedete. E così facendo, dopo aver messo Pachirisu nel box, dato che non me lo voglio portare dietro, ha pure un repellente, ottimo. Ha pure un repellente. Numero 417. Ah, perfetto, ti posso lasciare qui. 20, 19, 18, 17. Item, take, yes, e addio.
abbiamo anche buon paciriso. E a questo punto possiamo ritornare immediatamente lì e non dovremmo metterci tanto senza gli allenatori in mezzo, eh. Anzi, prendendo il percorso diretto, praticamente siamo già arrivati. Vediamo se troviamo anche un altro Pokémon. No, Paras. Ok. Fuga. Andiamo, andiamo, andiamo. Siamo già arrivati. Perfetto. Andiamo qui dentro se troviamo qualcun altro. No. E siamo già tornati qui. Percorso 204. Stiamo per arrivare a Giardin Fiorito. Credo si chiami Giardin Fiorito, giusto? Gardevoir. Ok. Noi mandiamo Starevia. E andiamo con Aerossalto. Confusione. Minchia che danno però che fa. Che giustamente è un Pokémon. È un Pokémon al terzo stadio, semplicemente un livello indietro al mio, e in generale delle statistiche molto alte lui. Mandiamo Pikachu, usiamo Electro Ball. Ok. Starevia si è preso un bel po' di punti. Rimandiamo a questo punto Grotol, dai. Mandiamo Grotol contro Kirlia. Dovrebbe farcela. E andiamo di Bite. Perfetto, non è più super efficace per via del fatto che gli hanno messo il tipo folletto. Però ce l'abbiamo fatta. Ora andiamo contro questo pigliamosche. Howdy. Brandon, ok. Con Vrumpol. Ecco, questo è decisamente più alla nostra portata. Decisamente. Aerossalto. Poi Cricketot, lasciamo Starevia. Altro aerossalto. Lui stava usando pazienza nel frattempo. E abbiamo battuto anche Brandon. Perfetto. Forse siamo arrivati. No, ci sono due ragazzine da battere. In una lotta in doppio. Phoebus e Magikarp. Beh, incredibilmente temibili, eh. Sarebbe bello poi rincontrare queste ragazzine più avanti con Milotic e Gyarados. Sì, qua intanto scambi di abilità incredibili. Vai, Foglia Lama su tutte e due dovrebbe bastare. Azione, attenzione, usano azione e Ice Beam. Ok, forse li ho sottovalutati un po'. Azione e Ice Beam con, boh, Phoebus e Magikarp al 13, va bene. Ok, il nostro lavoro di squadra ha fallito. Sì, però stavate quasi per riuscirci in realtà. Qui si arriva a Giardin Fiorito, però prima andiamo qui. Prendiamo questo Sea Incense. E parliamo alla vecchietta. Che ci dà un Unspear Berry. Ok, non so esattamente quale bacca sia. Però qui siamo arrivati al Giardin Fiorito. Curiamoci Pokémon. Welcome to our town, grazie. Questa è stanca di combattere, quindi cerca di andare via. L'infermiera Joy è la sua vita. E we have two girls together. Ah, è proprio suo marito, hanno due figlie. Hanno due figlie, ha avuto due figlie insieme a lei. Ok. Qui c'è il contest hall, insomma, però esploreremo, direi che possiamo esplorare il Giardin Fiorito nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordi di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!